Ciao amici e bentornati e bentornate in questo nuovo video. Oggi sono andata a fare un po' di spesa da Ticotà perché avevo alcune cose da prendere, giusto 2 o 3, e ne sono uscita con una bustona. Perché vi spiego, ho visto delle cose interessantissime, tra l'altro ho scovato un'altra super novità che non avevo ancora visto in giro. Poi mi fate sapere se l'avete vista anche voi. Andiamo a fare questo svuota la spesa da Ticotà e prendo, mi hanno messo il volantino e scontrino. Ho speso in tutto 16,99 euro. 16,99 centesimi. Vi faccio vedere subito tutto quello che ho acquistato. E da cosa cominciamo? Cominciamo dagli acquisti per i quali mi sono recata da Ticotà, che sono gli spazzolini. Sono andata a comprare gli spazzolini. E questi qua, che tra l'altro sono i miei preferiti, stavano in offerta a... stavano in sconto, il prezzo finale, diciamo, con lo sconto è di 1,19 euro al pezzo. Prezzo davvero ottimo, perché questi spazzolini piacciono da morire. Ne ho presi 2 lilla per me e uno per Antonio. Uno di questi adesso lo apro immediatamente e lo metto nel beauty per sostituire il mio vecchio, mentre questi li porto a casa, perché siccome sono ancora fuori mi serviva urgentemente lo spazzolino. E questi li mettiamo da parte. Aiuto. È sera, sto registrando che è sera, non lo faccio quasi mai, ma non vedevo l'ora di registrare per farvi vedere questa chicca che ho trovato. L'altro motivo per il quale sono andata da Ticotà era perché dovevo prendere dei bagnoschiuma. Io ho preso questo bagnoschiuma qui, al cocco ovviamente, dell'Angelica. Frutta vita, bagno doccia, revitalizing, bath and shower gel, cocco ad azione nutriente con fitocomplesso fruit lunch. E questo qui l'ho pagato forse 1,99 euro, se non mi sbaglio. Sì, l'ho pagato 1,99 euro. Non l'ho aperto per annusarlo, faccio la brava. Era soltanto al cocco e solitamente quando sono soltanto al cocco sanno un po' più di cocco. E adesso lo annusiamo insieme. Infatti sa abbastanza di cocco. Mi ricordo un prodotto al cocco che avevo in passato, ma non ricordo quale, perché ho provato tantissimi prodotti al cocco di qualsiasi genere. Non so che cosa mi ricordo, ma mi ricordo qualcosa che avevo già al cocco, ma vi parlo di tanto tempo fa. Comunque ha un buonissimo odore di cocco. Poi l'altro bagnoschiuma che ho preso, che comunque conoscevo già e lo compro e lo ricompro perché mi piace tantissimo, è questo di Vidal al cocco e Monoi. Quando lo trovo lo prendo perché mi piace molto. Quelli di Pino Silvestre da Ticotà c'erano, ma mancavano le fragranze che piacciono a me, cioè cocco, vaniglia e latte, crema di latte, quelle mancavano. E quindi siccome ho visto questo ho detto prendo questo perché lo conosco e mi piace, e l'ho pagato pochissimo a prezzo pieno, perché stava Vidal Coconut 1,35 euro, 1,35 euro per 500 ml, prezzo abbastanza conveniente. Anche in quello dell'Angelica, se non mi sbaglio, c'erano, ci sono 500 ml. Sì, anche qui diciamo che questo come rapporto qualità prezzo, diciamo che conoscendolo, uno dei migliori. I Vidal comunque sono veramente degli ottimi bagnoschiuma, costano poco e sono ottimi. Poi, sempre rimanendo in tema cocco, ho acquistato questa crema corpo al cocco della Biolis Nature, e questa in particolare è una crema con il 98% di ingredienti naturali, ultra nutriente, azione intensa. Non ho mai provato nessun prodotto di questa marca, della marca Biolis Nature. Sono stata molto indecisa fino alla fine, perché ero indecisa se acquistare questa oppure quella della Bioteca Italiana, perché c'era anche la crema corpo della Bioteca Italiana nello stesso formato, in tubetto così, sempre da 250 ml. Come prezzo, se non mi sbaglio, costavano uguale. Ho già provato diversi prodotti della Bioteca Italiana al cocco che mi piacciono tanto, tra cui il balsamo e il burro cacao. Ottimo, quello è veramente ottimo. Ottimo, ottimo. Però ripeto, siccome non avevo mai provato
prodotti di questo marchio, o alla fine mi sono orientata su questa, anche perché dando un'occhiata molto veloce all'INCI ho notato che questa aveva qualche cosa in più, qualche principio attivo, nutriente in più rispetto a quella, quindi ho detto vabbè dai, proviamo questa, poi la prossima volta magari prenderò quella della Biblioteca Italiana. Comunque questa l'ho pagata, Violis Crema Cocco, 2,99€ per 250 ml, questa 12 mesi di PAO, bella sigillata, e secondo me fanno bene a sigillare questi prodotti perché comunque una persona tende ad andare ad annusare, e quando tu apri un prodotto comunque una volta aperto il prodotto inizia il PAO, quindi il periodo dopo l'apertura, quindi il prodotto rimane lì fra lo scaffale, il tempo passa, il prodotto è stato aperto, quindi mi piace molto questa cosa che sigillano i prodotti. Anche quella della Biblioteca Italiana era sigillata. Comunque adesso la apriamo e la usiamo insieme, anche perché questa la devo utilizzare. Mamma mia che buon profumo! Mamma, vediamo com'è la consistenza. L'odore di cocco mi piace molto. Questo tipo di fragranza, cioè questo tipo di fragranza di cocco, tende un pochino verso il dolce, mentre ci sono aromi di cocco che tendono un pochino più verso il fruttato fresco. Ci sono fragranze di cocco che sono un po' più dolciastre. Ed è il caso di questa. Non fa scia bianca, si è già assorbita, non appiccica, non unge. L'odore di cocco mi piace molto, mi piace molto. Sono contenta di aver acquistato questa, perché comunque bene o male la fragranza del cocco della Biblioteca Italiana la conosco. Mi piacciono molto le creme corpo in tubetto così. Poi, allora, sto per terminare il deodorante, quello di Dove al cocco e fiore di... non mi ricordo, al fiore di qualcosa, fiore di jasmine forse, non mi ricordo. Comunque sto per terminarlo e proprio oggi mi sono sentita con una mia amica e parlando di prodotti mi ha detto: sono rimasta sconvolta dall'efficacia del deodorante Dove alla mela. E mi ha detto anche che come fragranza lo preferisce a quello alla pera, che tra l'altro le piaceva tanto, e il deodorante Dove Go Fresh alla pera e aloe lo conosco benissimo anch'io perché l'ho utilizzato spesso, mi piace molto come fragranza e come deodorante. Quindi siccome di questa fragranza fanno soltanto il deo spray e il roll-on, ho deciso di acquistare il roll-on e sto parlando di uno dei nuovi deodoranti Dove, delle nuove fragranze Go Fresh alla mela e tè bianco. Non l'ho ancora annusato. Qui sopra c'è scritto, vabbè, che c'è un quarto di crema idratante all'interno della formulazione, 0% alcol, antitraspirante. Annusiamo immediatamente. Gradevole come fragranza. Allora, l'aroma fruttato si sente un pochino, odore di mela. L'odore di tè bianco non so come sia fatto perché non ho mai avuto modo né di assaggiarlo né di annusarlo. È una fragranza semifruttata, gradevole. Certo, poi una volta applicato vedrò se e quanto resisterà e soprattutto se si rivelerà più efficace di quello, sempre roll-on, cocco e fiore di puntini puntini, jasmine. Metterò sicuramente alla prova appena terminato quello. Stavo cercando un gloss perché il rossetto glossato di Kiko, quello della linea Jelly Stylo, purtroppo come durata mi ha deluso. Cioè appena applicato è bellissimo, fantastico, il problema è che si assorbe subito, l'effetto bagnato va via immediatamente, le labbra poi rimangono lievemente colorate ma tendono un po' ad appiccicarsi, però l'effetto bagnato scompare, quindi la cosa non è che mi garbi tanto. E quindi siccome a me piace tantissimo truccare le labbra facendo il contorno con la matita, riempiendo un po' i lati esterni e poi dando un po' di matitone glossato come quello che avevo, ma il matitone glossato di Kiko l'ho finito, è finito, è uscito fuori produzione, quindi quando stavo andando alla cassa ho dato un'occhiata molto veloce agli stand di make up e ho detto quasi quasi mi prendo un gloss. Prendo un gloss, ho visto lo stand di Essence, e di Essence ho diversi prodotti labbra che mi piacciono, ho dato un'occhiata ai gloss e alla fine ho deciso di prendere
questo qui, questo, che si chiama Plumping Nude Lip Gloss, 4,5 ml di prodotto. Questo è in italiano, ovviamente non c'è scritto, anche se questo è made in Italy, ma in italiano non c'è scritta una beneamata. Ah sì, sta qui sopra, in italiano. Lucida labbra nude effetto volumizzante numero 02. Lucida labbra volumizzante nell'intramontabile tonalità nude con finish glossy a effetto rinfrescante. Rinfrescante? Le labbra appaiono rimpolpate grazie al burro di karité. Attenzione a non applicare su pelli irritate o sensibili. Allora, questo gloss era venduto insieme alla matita per il contorno labbra, perché ovviamente i prodotti non erano confezionati insieme, ma si consigliava l'acquisto del gloss più la matita labbra di Essence. Io però ho le mie matite labbra fedelissima, quelle di Kiko, e quindi ho detto compro soltanto il gloss e poi le matite labbra ce l'ho. Quindi ho comprato soltanto il gloss e ho preso questo colore, che è un colore nude. È un colore nude, e ho preso questa tonalità perché tutte le altre tonalità che c'erano erano con dei micro glitter dorati, lo volevo senza micro perline dorate, senza niente, e quindi questa era l'unica tonalità. Quindi poi vedrò un attimo come sarà, lo metterò alla prova. Questa colorazione comunque si chiama Big Softy e l'ho pagato poco, ricordo di averlo pagato poco, 2,89 euro, l'ho pagato 2,89 euro. Vedremo poi. Infine, l'ultimo prodotto, raga, l'ho scoperto per caso, sono passata davanti allo stand degli shampoo, dei prodotti per capelli, e vedo Ultra Dolce. La maschera latte Garnier ne ha sfornata un'altra. Ha sfornato l'ennesimo prodotto. Per una figlia del consumismo per quanto riguarda i prodotti per capelli come me, non potevo lasciarmela assolutamente scappare. Non potevo assolutamente. 98% di ingredienti di origine naturale. Ce ne sono di 4 diversi tipi, con 4 diverse funzioni. Io ho deciso di prendere questa e sono andata sulla fiducia per quanto riguarda la linea, perché in passato ho utilizzato per tantissimo tempo, quando ancora utilizzavo prodotti ultra dolce con siliconi, la linea Rimedio d'Acero, perché aveva uno dei profumi che più mi piaceva della linea ultra dolce. Quindi diciamo che sono andata sul sicuro, ovviamente senza annusare, anche se questo non è sigillato, però questo l'ho sniffato in macchina. Ha un profumo golosissimo e immagino anche le altre. Comunque, che vi devo dire, sa di yogurt. Ho deciso di prendere questa anche per un altro motivo, perché comunque in estate con il mare i capelli tendono a danneggiarsi un po' di più, e questa maschera è indicata per capelli danneggiati, ripara intensamente senza appesantire. Questa stava in offerta, mi ricordo benissimo, e l'ho pagata 3,25 euro, 250 ml di maschera. La proveremo in un video prossimamente, non so se iniziare ad utilizzarla adesso oppure utilizzarla a fine stagione. Comunque, come prevenzione potrei anche iniziare già ad utilizzarla adesso, quindi magari io inizio ad utilizzarla, vedo un po' che cosa fa, che cosa non fa, e poi facciamo un video provato con voi in cui la applichiamo insieme, insomma, e vi dico come si è comportata con le prime applicazioni. Non potevo assolutamente lasciarmi sfuggire questa novità, quindi finito, il video termina qui. Fatemi sapere se anche voi avete visto queste maschere in giro. Vi ringrazio tanto per la compagnia, vi do appuntamento al prossimo video. Ci vediamo alla prossima.